Dopo un primo momento di silenzio, il sofre Adriano non ha saputo resistere e ha detto la sua sugli arresti avvenuti in Francia. Ha scritto un post sulla sua pagina Facebook, quindi pubblicato come ti sbagli sul foglio, da sempre suo organo ufficiale, anche quando stava in carcere. L'ha fatto al modo suo, con un debordante e sbrodolante intervento, uno di quegli interventi prolissi e senza quadratura, che sarebbe stato benissimo all'interno dei congressi della Terza Internazionale. Parole in libertà con lo snobismo di quello che l'ha scavallata. L'articolo non gli è venuto propriamente bene, poiché non ha saputo prendere una precisa direzione. È un mischione tra tentata satira, tentata politica, tentato intimismo, tentato giustificazionismo, tentato pietismo. Il titolo recita La retata. Forse nelle intenzioni voleva essere ironico-satirico, per dire di questi 10 poveretti attaccati dagli interi apparati repressivi di due stati. Esordisce citando l'odiato e irriso Togliatti Palmiro, quando, rivolgendosi alla Paietta Giancarlo, che aveva occupato la prefettura di Milano nel 1946, disse: «Bravi, adesso che ve ne fate? Che se ne farà lo Stato di questi 10, forse 11, che hanno determinato i cosiddetti anni di piombo?» Che per il Sofri, Adriano, sono cosiddetti gli anni di piombo. Quindi pigia sull'acceleratore e parla di operazione combinata, retata in ore antelucane, blitz, colpo di mano. Ma la satira non è il suo forte, allora ripiega sul similpietismo legalitario. Non uno di questi, da che sta in Francia, ha commesso un reato. E, aperte virgolette, la spiegazione sta in un radicale passaggio di pensieri, linguaggi, sentimenti e stati d'animo, come avviene dopo ogni guerra, anche le più immaginate, come avviene la mattina dopo. In altre parole, un brutto sogno. Che veramente nessuno, sempre parole del Sofri, abbia più aperto conti con la giustizia penale, è l'inesorabile dimostrazione che le loro azioni appartenevano a una temperie politica, comunque distorta, e non le sarebbero sopravvissute. E dunque, vai con un bel tuffo carpiato, si passa all'esaltazione della dottrina Mitterrand, che ha realizzato il fine più ambizioso e solenne, che la giustizia persegua il ripudio sincero della violenza da parte dei suoi autori, e così, con la loro restituzione civile, la sicurezza della comunità. Se la poteva cavare con meno parole, meno difficili, poiché il tradotto è: dato che non l'hanno fatto più, scordiamoci il passato. Chissà se scriverebbe le stesse cose per qualche reduce della decima mas. E qui si passa alla parte intimista, e quindi dalla retata di pensionati si tira fuori il vecchio amico Pietro Stefani, che in Francia ha sempre lavorato, ha avuto residenza regolare, pagato le tasse, condotto vita discreta di vecchio uomo e di nonno. Dimentica il Sofri Adriano che se avesse fatto il contrario, i francesi ce l'avrebbero reso da tempo. Comunque, avanti. Ovviamente non è mancato il peloso passaggio sulle precarie condizioni di salute. Quelle precarie condizioni di salute che il commissario calabrese Luigi non ha potuto godere. E per finire, un po' di gratificazione all'ego, aver discusso accanitamente con Sandro Pertini, presidente, col quale avevo rapporto molto amichevole. E ti pareva, perché un conto era l'amnistia funzionale di Togliatti del 46, da condannare, come ovvio. Un conto l'amnistia, diciamo così, sociale dei protagonisti degli anni di piombo, senza contare che molti di quelli sono già fuori e la pena di Riffo o di Raffa, il Sofri Adriano incluso, non l'hanno scontata tutta. Il pezzo termina tragicamente, ambirebbe un fine pena mai, ma non gli viene. Per vero la risposta al quesito: li avete presi adesso che ve ne fate, l'ha data Mario Calabresi. Non importa tanto mettere in carcere qualche vecchio marinaro arnese, che peraltro si è fatto un bel po' di latitanza, quanto di ottenere almeno brandelli di verità, se non tutta la verità. Buona settimana e buona fortuna.